ispirato da una frase che aveva detto un mio carissimo amico della Banca Popolare di Milano, no? Che vale più un'occhiata che 100 sentito dire, no? Perché comunque quando tu senti parlare di un paese e tutto quanto, la cosa migliore è andare a vedere. E come dicevo, la prima impressione del Marocco non è stata bella per me. Cioè, io sono tornato a casa veramente dicendo io non torno più là. Cioè, proprio un paese disordinato. Poi Casablanca poi non è neanche una bellissima città dal punto di vista dell'ordine. Poi però ho notato, cioè, in contraltare a questo aspetto diciamo un po' negativo, no, della cosa, ho notato invece che comunque tutti quelli con cui ero andato a parlare mi avevano ascoltato. Cosa che non è automatica qua in Italia. Quando tu prendi un appuntamento, allora già fai fatica a prenderlo e molte volte arrivi e proprio noti che la persona ti ascolta ma non ti ascolta. E allora, incuriosito da questo aspetto, diciamo, di comunque una persona, di una serie di persone che volevano conoscere, volevano comunque capire come la pensavi, perché avevano fame, voglio dire, di conoscenza, di relazione, tutto quanto, ho ripreso e sono ritornato. E da lì, questa è la 12ª volta che torno, e alla fine, voglio dire, dal punto di vista business, con il nostro contratto di rete Iride stiamo andando avanti, io per quanto riguarda la mia azienda e le altre aziende per quanto riguarda le loro attività. Ma la cosa fondamentale è proprio il discorso di relazione, creare comunque un rapporto con le persone che sono in un'altra nazione. Creare un rapporto con le persone che sono in un'altra nazione cosa implica? Uno, una continuità. Perché non è che puoi andarci lì una volta ogni 6 mesi, perché sennò perdi comunque quello che sono proprio il rapporto. E di conseguenza mi sono segnato in agenda, io 4 giorni al mese, Casablanca, e prendo. E questo ormai è diventato un must, anche se magari non ho delle cose particolari da fare, ma comunque vado, trovo, chiacchiero, parlo, tutto quanto. E questa è la prima cosa. Oltre alla continuità, la relazione stessa, cioè dunque comunque creare un rapporto con la persona che è di fronte affinché ti conosca e capisca come la pensi, come operi, come vuoi agire, come vuoi comunque trasmettere il tuo know-how. Terza cosa importante, non farlo da solo, ma farlo con chi ti ospita, perché tu sei comunque ospite di un paese. Arrivare lì e dire ah, faccio tutto io, faccio qui, faccio là, comunque non è un, anche se sei capace, non è un bel ingresso. È bello comunque dire insieme a te vorrei fare un percorso di un determinato tipo, magari anche insieme a te in minoranza, cioè non necessariamente in maggioranza, in minoranza mi metto lì a fianco a te perché sei tu che conosci il mercato, sei tu che conosci la nazione, sei tu che conosci tutti i rapporti, io mi metto lì con te, ti do il mio valore aggiunto e cresciamo assieme. Ecco, da lì è nato per esempio questo bellissimo rapporto con questo editore, che siamo arrivati proprio al punto di andare anche in vacanza assieme 3 giorni con le mogli, no? E la cosa bella era proprio quella di, pur essendo paesi diversi, comunque le affinità sono tantissime, siamo molto vicini in tantissime cose. E il continuare a frequentare questo paese ti porta sì a conoscerlo meglio, ma tu stesso ti adatti al modus operandi, a come muoversi, a come relazionarsi, a come prendere un taxi o dove andare a pranzo a mezzogiorno, proprio perché entri proprio nella vita quotidiana e da lì, allora, solo capendo quello riesci poi a portare avanti i tuoi business, perché sennò rimane comunque un qualcosa che è ancora freddo e che crea comunque quel rapporto non meccanico, crea un rapporto meccanico che non è un rapporto fiduciario, è un rapporto meccanico che però può sempre rompersi al primo ingranaggio che si spezza o qualcosa. Mentre se tu crei prima un rapporto fiduciario, poi il meccanico lo risolvi anche velocemente. Il contratto di rete è proprio stato una piccola e media impresa che avevano voglia di fare qualcosa di diverso. Erano stanche ovviamente della situazione, delle difficoltà italiane, e hanno scelto il Marocco come realtà proprio perché volevano un paese vicino, perché poi la Cina è troppo lontano, è vero, ma volevano un paese anche diciamo che sì, vicino non solo dal punto di vista fisico, ma abbastanza vicino anche dal punto di vista culturale. Allora abbiamo scelto il Marocco. E lì, in base poi alle nostre gite, perché poi le gite sono importanti, cioè queste visite diciamo di business ma anche proprio di conoscenza del territorio, abbiamo sempre di più capito che avevamo fatto la scelta giusta.
Poi questi imprenditori, che adesso siamo partiti in 5, adesso siamo in 28, voglio dire, comunque non siamo pochi, hanno comunque tutta la possibilità di fare uno startup iniziale già pronto, perché noi abbiamo l'ufficio, dunque tu, voglio dire, hai un ufficio a Casablanca, dunque se tu vuoi ricevere un potenziale cliente o un potenziale fornitore, lo ricevi nel tuo ufficio, dunque non è che lo ricevi in un bar o cose del genere. Hai una persona a tua disposizione, marocchina, che parla le tre lingue, che comunque ti accompagna, ti prende gli appuntamenti, ti fa la selezione, ti dice questa azienda sì, meglio no, meglio un'altra, cioè dunque ti fa una scrematura iniziale. Abbiamo il nostro commercialista, che se vuoi fare una società te la fa, e abbiamo già gli standard di costo e tutto quanto. Abbiamo un notaio, abbiamo la convenzione con la banca, dunque se apri il conto in 2 secondi l'hai aperto e abbiamo già tutte le convenzioni, sia la Banca Popolare qui a Milano, sia la Banca Popolare a Casablanca. Abbiamo il contratto con la convenzione con la fondazione della creazione di imprese, dunque ti dà una mano nel capire se il tuo business è buono. Tu devi solo vendere il tuo prodotto, non hai problemi burocratici, non hai problemi di nessun tipo, perché comunque è tutto già pronto. Anzi, abbiamo anche costituito una società di servizi, perché se tu che fai antifurti vuoi vendere il primo antifurto, è inutile che ti apri la società. Passa da quella, comincia a venderle con quella, poi se il business va ti apre la tua società. Dunque è tutto pronto, è solo demandato a te la tua capacità professionale, imprenditoriale. Dopodiché tutto il resto è già pronto, è già lì per te, pronto. Poi noi abbiamo fatto le cose in grande, siamo al Twin Center, dunque voglio dire abbiamo un ufficio al 16° piano con vista su Casablanca, tutto quanto, ma anche questa è stata una scelta. Non per fare gradassi, per dire no, noi investiamo, siamo qui, cioè non è che ti troviamo in un bar, facciamo il business e poi scappiamo, no, siamo qui, abbiamo preso un ufficio, siamo qui nella zona principale di Casablanca e siamo qui per fare affari con te.